Bentrovati, siamo sabato da Garman, Audio a Roma. Allora, ci eravamo lasciati con gli amici lettori di Avvi Magazine con l'anteprima di ascolto dell'ultimo disco di John Williams ed è questa registrazione della Deutsche Grammophon dal titolo John Williams in Berlin. Vi ricordate un paio di stagioni fa? Era stata la volta del concerto di John Williams dal vivo a Vienna, nella Sala d'Oro del Musikverein con i Wiener Philharmoniker. Ebbene, c'è stata una replica a distanza con il concerto berlinese dello scorso ottobre. Questo box si presenta in una veste abbastanza accattivante e contiene il programma in due CD, ma soprattutto in Blu-ray audio e Blu-ray video. Quindi è lo stesso contenuto, che possiamo anche vedere qui qualche immagine alle mie spalle, e tutto il concerto, sia in un Blu-ray video che in un Blu-ray audio, contenuto delle tracce audio, stereo alta risoluzione, 5.1 e soprattutto Dolby Atmos. Ora, io avevo potuto fare delle interessanti considerazioni sulla resa in multicanale, ma non avendo a casa un impianto Dolby Atmos, siamo venuti qui da Garman e abbiamo avuto questa mattina a disposizione questa sala proprio per l'ascolto in Dolby Atmos, che ci consente anche di fare un veloce punto della situazione per quanto riguarda la musica disponibile in questo formato. Sì, giusto un appunto, l'impianto Dolby Atmos che c'è qui da Garman è un 7.2.4 con 4 canali del soffitto, un impianto eterogeneo con Definitive Technology, Canton, molto Canton devo dire la verità, e anche su Definitive Technology un sinto amplificatore Anthem 1140, molto bello, con un ulteriore finale per i canali principali, insomma un impianto effervescente e un lettore Blu-ray Revon di quelli universali. Non ha bisogno di presentazioni, ma costui è Emidio Frattaroli, che è il mio compagno d'avventura per compagno quanto di merenda, le nostre scorribande di musica in video e soprattutto in multicanale. E stiamo vedendo comunque il video di John Williams a Berlino, esatto, del Blu-ray che stai parlando, in alta definizione, proiettato da un proiettore JVC NZ7 su uno schermo da 2,60 m di base. È stata grande l'attenzione soprattutto per quanto riguarda la fruizione in Dolby Atmos. Ok. D'altronde, se questo formato consente un maggior senso di coinvolgimento con il cinema, perché mai non dovrebbe consentirlo anche con la musica? La musica che, qualunque sia quella da voi preferita, quando l'ascoltiamo in un ambiente acustico reale, è tutto attorno a noi. Ne abbiamo già parlato trattando del multicanale tradizionale nei confronti dello stereo, quindi un livello di coinvolgimento nettamente maggiore. Con il Dolby Atmos abbiamo poi potuto fare anche dei confronti tra l'acustica della Filarmonica di Vienna e quella della Filarmonica di Berlino, perché due concerti di John Williams a Vienna di un paio d'anni fa e a Berlino appena uscito hanno una buona parte del programma che è in comune. Sì. Tanto per non fare nome, l'Imperial March. L'Imperial March che è la conclusione, E.T., ci sono varie cose. Benissimo, Harry Potter, ebbene... Sì. Sarà interessante un confronto, anche perché lì c'è un confronto delle due massime orchestre nella loro cornice naturale. Quindi Wiener Philharmoniker all'interno del Musikverein, in questa spettacolare sala, che io devo dire conosco bene anche dal vivo, e un'altra che sono i Berliner nella loro sala di lezione, che è la Philharmonie di Berlino. Perché la registrazione non è fatta solo dalla musica o dall'orchestra o del direttore, ma in buona parte è fatta anche dall'acustica, certo, e dalla ripresa sonora. Ma anche da chi fa il missaggio. Bene. Perché bene, in questo caso i due mix sono completamente diversi, almeno quelli in Dolby Atmos. Potete fare un confronto anche coloro che tra di voi fossero, come dire, più specializzati, dedicati esclusivamente all'audio in stereo due canali, perché il contenuto audio in due canali in alta definizione di questi due concerti lo trovate anche sulle varie piattaforme digitali. In questo caso mi permetterei di consigliare anche semplicemente la Imperial March, sì, versione Berlino e versione Vienna, sì, e potete fare un eccellente confronto. Sì. Due parole per raccogliere un pochino le idee sulle registrazioni disponibili in Dolby Atmos di musica, quindi in Dolby Atmos. Innanzitutto l'etichetta che resta, come dire, tra le più coraggiose in questo formato è la norvegese 2L. Noi Morten Lindberg abbiamo avuto modo di intervistarlo anche 3 anni fa a Monaco, un personaggio che ha realizzato un immersive audio di assoluta qualità.
Lo trovate anche naturalmente sulle piattaforme tipo native DSD, ovviamente, ma il formato più performante è quello del Dolby Atmos, e qui praticamente il box comprende in formato fisico sia il Super Audio CD che il Blu-ray Audio, e il Blu-ray Audio contiene anche la traccia in Dolby Atmos. In questo caso il titolo è Organism ed è la registrazione d'organo di una cattedrale a Nidaros in Norvegia, ed è uno degli organi più devastanti che abbiamo mai ascoltato. Per quanto riguarda invece la produzione Universal, è la Deutsche Grammophon che sta veramente svolgendo il ruolo di primario, perché avevamo già ascoltato lo scorso anno il nuovo organo del Duomo di Vienna, che poi sono andato ad ascoltare dal vivo ad ottobre. Devo dire che questa registrazione qui, questo è un compact disc, ma c'è anche il Blu-ray audio. Il Blu-ray audio, ancora una volta, stereo, 5 canali, multicanale. Cosa meglio dell'organo per apprezzare la dimensione verticale del suono? Qui stiamo parlando del Duomo di Santo Stefano a Vienna. Ovviamente l'organo è suddiviso in vari gruppi, quindi parlare di un suono puramente frontale non ha nessun senso. Il suono è tutto attorno a voi, sì. E soprattutto c'è una forte componente verticale tipica delle cattedrali gotiche. Che viene apprezzata però solo in Dolby Atmos in questo caso. È ovvio. Registrazione interessante anche dal punto di vista della ricchezza di basse frequenze. Il brano, il programma si apre con la toccata e fuga in re minore di Bach, per intenderci il brano forse più famoso per l'organo. Ascoltatelo perché darete veramente senso al vostro impianto, di qualunque genere si tratta. Ci sono state anche delle produzioni in video. Ok, questo è un concerto di Pollini alla Hercule Saal di Monaco, il grande pianista italiano, le ultime sonate di Beethoven, un bellissimo programma da un punto di vista musicale, ma ancora una volta audio, 2 canali, 5 canali, multicanali, Atmos, e molti si chiederanno, ma come, pianoforte da solo in Atmos? Ma ebbene sì, perché in questo caso dalla posizione della platea il pianoforte sul palcoscenico abbastanza elevato, per non parlare poi di tutte le componenti dei segnali di ambienza, ebbene, straordinario. La differenza rispetto a uno stereo è come diciamo assistere all'evento sonoro da una finestra, per quanto grande o per quanto ampia, dietro all'ultima fila della sala più sei lunga. Sempre alla finestra. Con il multicanale effettivamente tu non sei più alla finestra, ma sei nello stesso luogo di dove avviene la registrazione. Certo. Caro Emilio, ti volevo anche segnalare una interessante vecchia registrazione Deutsche Grammophon degli anni 90, uscita anche in Super Audio CD multicanale qualche anno fa, è stata riproposta in un Blu-ray audio che ha anche il Dolby Atmos. Sagra della Primavera, anche Mussorgsky, Notte su Monte Calvo, bella grintosa, e Esa-Pekka Salonen dirige la Filarmonica di Los Angeles. Un altro interessante, e questo è una novità per te, è il Messia di Handel, anni 90, Paul McCreesh, e questo qui è stato rimasterizzato sempre da Universal Deutsche Grammophon, l'etichetta è la Archiv, che è l'etichetta Deutsche Grammophon specializzata in musica antica. Okay. Recentissima invece è questo, bellissimo, ma dai. È stato registrato in Italia, Filarmonica della Scala, la direzione di Riccardo Scialli, il titolo dell'album è un album, un recital di musiche per opera, e qui abbiamo la Netrebko, una serie di arie d'opera, e il doppio disco, anche qui CD. Sì, naturalmente, Blu-ray audio, ma c'è anche poi una parte video molto interessante, suggestiva anche da un punto di vista della regia e della produzione. Naturalmente la Filarmonica della Scala, Riccardo Scialli alla direzione, quanto di meglio possiamo avere oggi in Italia. E la cosa incredibile è che il Dolby Atmos dà una concretezza anche alla voce solista, e questo meriterebbe un ascolto diciamo tutto speciale. Parlando di grandi interpreti del catalogo Deutsche Grammophon, qui sono delle registrazioni anni 70 di Marta Argerich, la grandissima pianista argentina, tuttora peraltro in attività, Chopin, ebbene anche questo è stato rimasterizzato in 2 canali alta risoluzione, 5 canali e Dolby Atmos, e sono delle registrazioni di pianoforte solo, ma il pianoforte acquista una concretezza assolutamente inedita.
peraltro quello che voglio dire, non stiamo parlando di dischi strampalati per audiofili con repertorio improbabile, stiamo parlando di Martha Argerich, stiamo parlando di Filarmonica di Berlino, stiamo parlando di Filarmonica di Vienna, cioè stiamo parlando di eventi musicali effettivamente di alto profilo. E a proposito di Filarmonica di Berlino, ne avevamo già parlato su Abbey Magazine. Anche qui metteremo il link sotto nella descrizione all'articolo. Ma torno a dirlo perché qui abbiamo l'integrale delle sinfonie di Beethoven dirette da Karajan, edizione metà anni 70, quindi non la prima che sono del 61-62, non l'ultima digitale dell'82-83. Questa è una delle più grintose dal punto di vista esecutivo. Registrazioni delle sinfonie di Beethoven. Suono ovviamente è comunque il suono da un punto di vista timbrico che avevamo negli anni 70 con Karajan, un Karajan sound che può piacere o può non piacere, ma qua riceve uno smalto sicuramente inedito, una maggiore concretezza sul medio basso e anche qui abbiamo la traccia in Dolby Atmos che offre una buona parte del respiro autentico della sala della Filarmonia di Berlino. Per quanto mi riguarda, non ci resta che continuare ad ascoltare e tutti i link e l'informazione a disposizione. Sono nella descrizione. Grazie Marco. Grazie a voi e buona musica a tutti.